La crisi tecnica del Lecce rischia di minare anche le fondamenta della società. Mai la squadra giallorossa aveva conosciuto l'ultimo posto in Serie B, eppure la classifica oggi vale questa realtà. E allora, davanti alle cifre in rosso, comincia ufficialmente la guerra delle dichiarazioni. Ad attaccare, come fosse un assalto alla baionetta, è Franco Iurlano, presidente che un anno fa chiese di dimettersi per motivi personali e di salute. Oggi accusa i suoi successori di incapacità, dimenticando però di averli pregati di prendere il suo posto. Giuseppe Bizzarro, attuale massimo dirigente, ha risposto dunque in una conferenza stampa tenuta allo stadio di Via del Mare, dopo aver parlato nello spogliatoio con i giocatori, che lui è un presidente per necessità, non avendo mai gradito la carica, e che la conduzione economica dell'Unione Sportiva ricade ormai solo su 4 persone, dagli iniziali 18 referenti. Infine Bizzarro controbatte affermando che Iurlano gioca a danneggiare l'intero ambiente, sbagliando i tempi perché sfrutta il momento nero della squadra. E nella replica l'attuale presidente vi infila anche le responsabilità di Iurlano sulle scelte di Sonetti, Carobbi e del brasiliano Toffoli quando ancora comandava in Serie A. Insomma, un bailam di voci che accentra a questo punto tutta l'attenzione sulle azioni societarie. Molte sono sparpagliate, quindi al gruppo Bizzarro ne basta il 42% per restare in sella. Iurlano prova invece a coagulare intorno a sé il potenziale restante 58%. Da questo gioco delle parti si sviluppa il comunicato odierno, con la disponibilità totale a cedere la mano a chi sia veramente interessato, facendo così rispolverare la vecchia ipotesi Semeraro. Una situazione che necessita subito chiarezza per poter restituire la parola solamente alla squadra.